attenzione soprattutto per le persone. Il Signore benedica questo salone, tutti gli aderenti all'azione cattolica, iniziando dal Presidente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E da questo momento i giochi sono aperti, c'è sulla sinistra, sulla vostra destra entrando, un tavolo per un piccolo libretto. Chi ha una bella voce viene in testa, da questo lato per la bella nona. A tutti un saluto cordiale, ci troviamo in Ciconia, esattamente in via dell'Edera, presso la nuova abitazione delle suore che risiedono qui a Ciconia, le suore serve di Maria Riparatrice. Ecco, siamo qui perché questa sera ufficialmente si inaugura questa nuova abitazione delle suore. Le suore che oramai sono per Ciconia una istituzione che per tanti anni hanno operato in questa città nuova, in un momento in cui veramente qui a Ciconia serve un'opera coordinatrice, un'opera umana, un'opera di aiuto. Ecco, noi siamo qui perché questa sera, ecco, in questa apertura ufficiale dell'abitazione delle suore, del nuovo salone, si tiene una festa. Per l'occasione si festeggia l'azione cattolica. A Ciconia questa mattina si sono state distribuite le tessere degli iscritti all'azione cattolica. E allora noi siamo qui in qualche modo per rendere omaggio a questa apertura, per rendere omaggio a un avvenimento che riteniamo importante, che riteniamo essenziale in un momento così caotico, in un momento in cui certe confusioni regnano nel tempo, in un momento in cui l'azione cattolica può ancora far sentire la sua parola, la sua funzione, può dare un aiuto con la sua attività. Bene, io invito l'operatore ad avvicinarsi per entrare nel salone, intanto sentiamo dei canti, dei ragazzi qua vicino, tante persone di Ciconia hanno voluto rendere onore, diciamo, a questa apertura ufficiale, anche perché oramai le suore sono amiche di tanti. Ora Ciconia ha voluto partecipare a questo incontro, a questo avvenimento, a questa inaugurazione. Tanti giovani, ci stanno alcuni adulti che forse accompagnano tanti bambini, i loro nipotini. E allora noi qui appena arrivate vediamo, Sor Livia, buonasera. Ecco, io ho detto così in questo preambolino di apertura del servizio, oggi è l'inaugurazione ufficiale della vostra abitazione. Eravate presso la chiesa, vi siete portate qui. Vogliamo anche dire il perché? Beh, innanzitutto siamo qui perché il vescovo ha sempre detto che la casa dietro la chiesa era riservata al sacerdote, per cui una volta consacrato sacerdote Don Luca, ecco, o Don Luca o qualsiasi altro sacerdote che sarebbe venuto qui, la casa sarebbe spettata al sacerdote, per cui noi sapevamo già che in quella casa eravamo così per un tempo così molto limitato. Ora abbiamo, sì, è stata trovata questa abitazione e siamo anche molto contente di, che abbia questo salone, perché vogliamo che la nostra comunità sia il più possibile aperta per tutti i gruppi, dagli adulti ai giovani. I ragazzi infatti hanno già cominciato a fare gli incontri. Ecco. Bene, Sor Livia, vogliamo anche dire questo, per chi non è venuto a trovarvi nella vostra nuova abitazione, che tutto sommato questa casa si trova a 100 metri dalla chiesa, quindi vi ha creato poco disagio. Don Luca ha occupato i vostri appartamenti, questo è un salone che in qualche modo viene in aiuto ai saloni già esistenti sotto la chiesa. Sì, infatti i gruppi sono numerosissimi, per cui nello stesso orario ci sono vari gruppi che devono incontrarsi,
anche il sabato sono pieni i saloni, le stanze della parrocchia, e anche qui è pieno dalle 2:30 fino alle 6, si susseguono degli incontri a orario, ecco, uno dopo l'altro, quindi è necessario, ecco, veramente. Quindi un salone che in qualche modo cade ad occhio, venga, ecco, si viene giù qua, cade ad occhio, cioè la chiesa ha, noi è risaputo, una bellissima sala parrocchiale, però le attività di Cicconia, di quello che la parrocchia in qualche modo è riuscita in tanti anni a mettere insieme, sono tanti. Un salone nuovo così era quasi necessario, indispensabile. Ora, questo salone sembra essere stato concepito, cioè ce ne siamo resi conto dopo, ma sembra essere stato concepito proprio per gli incontri di formazione. Ora, anche la sala parrocchiale sottostante la chiesa è una sala che si presta per numeri molto grandi, per incontri, infatti si fanno degli incontri con i genitori lì, però per incontri di formazione, di preghiera, forse era necessaria proprio una sala così, che diventasse simbolo proprio di chi desidera fare dei momenti forti di formazione e di preghiera. Ecco, benissimo, quindi quelli per avvenimenti più grandi, più importanti, questi per certi momenti più di raccoglimento. Bene, qui vediamo delle foto, Todi, 15 ottobre 95, festa regionale, Azione Cattolica, ACR, cosa vuol dire? Azione Cattolica Regionale? Ragazzi, Azione Cattolica Ragazzi. Ragazzi, ecco ragazzi. Quindi alcuni momenti dell'Azione Cattolica. Quindi l'Azione Cattolica, diciamo, ha dei livelli, ragazzi, meno ragazzi, adulti? Sì. Ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti, e anche adulti maturi, ecco, persone fino a quando il Signore li chiama con sé. Bene, Sor Livia, io la lascio a intrattenere tanti partecipanti, tante persone che hanno sentito il dovere di essere qui con voi oggi, in qualche modo, ecco, a rendere omaggio alla vostra presenza qui a Cicconia. Grazie. Volevo soltanto dire che tutti i giovedì sera ci incontriamo qui e noi offriamo la possibilità di prepararci al Natale facendo le lezioni divine. Ogni sera c'è ogni giovedì sera la lezione divina sulla lettura della domenica per prepararci al Natale, e quindi è aperto a tutti, ecco, questo momento. Ecco, quindi è un invito che noi, ecco, vogliamo accalorare ancora, un aiuto che le suore danno per chi, ecco, vuole un pochino prendere il Natale nella maniera più giusta, più onesta, più umana. Bene, Sor Livia, una buona sera, grazie. E allora noi ci spostiamo da qui. Noi ci siamo portati in mezzo al gruppo dei giovani. L'Azione Cattolica è quasi caratterizzata, vediamo, da tanti giovani oggi qui a Cicconia. E abbiamo rintracciato, ecco, tra i ragazzi che stanno in questo momento inneggiando un canto, un bellissimo canto, la presidentessa dell'Azione Cattolica, Paola Cesaretti. Buonasera Paola, ciao. Allora, noi vorremmo da te qualche numero, qualche cosa che ci dica, ecco, qualche cifra dell'Azione Cattolica qui, quanti siete, cosa avete fatto, da quando siete, quando questo movimento è nato. Però se ti prego di portarti un pochino per là, perché sennò i tuoi amici cantanti ci coprono le nostre parole. Ecco, allora Paola, te sei presidentessa da quando? Dall'anno scorso, dal 22 gennaio dell'anno scorso. Allora, in parrocchia l'Azione Cattolica è presente da 5 anni, però è nata, diciamo, in diocesi quando il vescovo affidò la pastorale giovanile a 2 sacerdoti giovani, che insieme con il vescovo decisero proprio di utilizzare l'Azione Cattolica, che è un'associazione di laici, proprio per sollecitare, per rientusiasmare un po' tutte quelle che erano le attività giovanili, di adulti presenti nelle varie parrocchie.
E così progressivamente è entrata un po' in tutte le parrocchie e quindi anche da noi nel 5 anni fa circa. Da noi aderenti siamo una settantina, almeno così l'anno scorso, poi quest'anno vediamo, ancora le cifre non ci sono. In diocesi siamo presenti in circa 1300 persone. Ora qui in parrocchia c'è una forte presenza giovanile. La maggior parte degli aderenti siamo tutti giovani, compresi tra i 15 e i 25-30 anni. Stiamo sollecitando la presenza degli adulti perché al di là veramente dell'azione cattolica o meno è importante proprio una presenza di adulti che ci abbiano ancora l'entusiasmo, la voglia di non fare niente di particolare che non sia quello di vivere pienamente il proprio essere cristiani, che oggi soprattutto non può essere soltanto un ricordo così formale alla messa domenicale, oppure ma è un impegno che deve essere vissuto concretamente in tutti gli ambienti dove si vive, nella quotidianità più assoluta. Però c'è anche veramente bisogno di gente che si organizzi per arrivare laddove c'è bisogno di gente organizzata, insomma, che possa intervenire, perché le situazioni di emergenza, di bisogno ce ne stanno anche in parrocchia. E perché è proprio l'essere cristiani, insomma, l'essere battezzati che ci porta a veramente a operare continuamente. Sì, 70 iscritti ha detto, quasi tutti giovani. State operando per portarci dentro i meno giovani, quelli un pochino più adulti. Ecco, cosa state promuovendo, ecco, per far capire la vostra azione umana, la vostra azione sociale? Dunque io direi che per ora, finora l'azione cattolica è stata soprattutto presente a livello di impegno nella catechesi, nei gruppi giovanili proprio che operano in parrocchia, anche perché veramente le forze che siamo, insomma, eravamo completamente assorbiti per un discorso di questo tipo. Ora quest'anno c'è anche una grossa realtà d'appoggio, che è quel gruppo di volontariato che si è costituito a livello zonale nella nostra zona, appunto, dell'Orvietano, e che anche a noi veramente ci chiede delle presenze, insomma, per poter collaborare. Quindi c'è un ventaglio di possibilità di servizio che è veramente enorme, insomma, anche perché la sottoscrizione all'azione cattolica non c'ha nessun senso se non è un mettere veramente la propria firma, il proprio nome e cognome dietro un impegno che è soprattutto un impegno al servizio. Servizio non è annullare se stessi per gli altri, è veramente incontrare gli altri nelle situazioni più diverse che vivono. E allora noi quest'anno collaboreremo come gruppo d'azione cattolica, come associazione, ma come persone, insomma, appunto, cristiane impegnate in questo ambito di volontariato, che il volontariato per il cristiano è uno stile, non è un'occasione, no? E quindi ci troveremo a San Giorgio per organizzare un volontariato più sistematico, che non sia, c'è una bella presenza di giovani che tutte le mattine, le domeniche mattine, si reca a San Giorgio a celebrare la messa e a trascorrere qualche ora con gli anziani, però vorremmo organizzare, anzi, un appello a tutti, anche gli adulti che ci vogliono dare una mano, veramente organizzare una forma di volontariato più presente, più sistematico. In parrocchia c'è bisogno, ci sono emergenze anche nelle case, veramente si trovano delle situazioni che chiedono aiuto, quindi anche lì speriamo, insomma, di poter entrare. Le situazioni, insomma, sono tante. Stiamo cercando con i gruppi di organizzare anche un servizio per le carceri, anche un piccolo servizio che sia quello di raccogliere riviste per poter portare a loro. Veramente, insomma, gli ambiti sono tanti. Poi se siamo tanti e se siamo animati dallo stesso obiettivo, le situazioni, insomma, che ci chiamano vengono fuori sempre di più. Però, insomma, veramente siamo Azione Cattolica e siamo contenti di esserlo, perché l'Azione Cattolica ci ha permesso di riscoprire in qualche modo che essere laici non ci esclude da tutti gli impegni e da tutte le responsabilità, no, che so proprio della Chiesa, chissà qua, ma perché proprio in forza del nostro battesimo ci dobbiamo muovere anche noi, tutti quanti, uomini, donne, giovani, adulti, anziani. C'è una presenza di anziani che chiede di poter essere operativa veramente anche in parrocchia, e noi speriamo che veramente tutti insieme si possa collaborare. Una comunità che cresce è una comunità che è presente sempre laddove c'è bisogno di servizio. Quindi
questo è il nostro obiettivo, insomma. Bene Paola, io ti faccio i miei complimenti per una scelta che riteniamo veramente importante, importante e utile se non altro per i più. Ecco, ha detto bene Paola, è uno stile di vita, l'Azione Cattolica è uno stile di vita, è uno stile di vita in cui è rivolta agli altri, questo ci sembra veramente una cosa da mettere di rilievo tra virgolette. Bene Paola, io ti ringrazio, una buona serata in mezzo a tanti amici e un buon proseguimento nei tuoi lavori e nei tuoi ideali. Bene, vedete che intanto qui stanno iniziando dei giochi, ci sono delle animatrici, ora ci avvicineremo. È una serata in cui si vuole anche creare un po' di allegria e sentiamo un pochino l'animatrice di questa sera, la Chiara, che sta dando disposizioni. Cosa si sta facendo, Chiara? Cosa stavi dicendo? Iniziamo i giochi con i ragazzi, con questo. Iniziamo i giochi con i ragazzi adesso, che andranno avanti per tutto il pomeriggio. E ci piaceva fare delle squadre miste in varie fasce d'età, proprio per rappresentare tutte le fasce dell'Azione Cattolica, no? I bambini, i giovani e gli adulti e gli anziani, insomma, quindi per raccogliere tutti i rappresentanti di questa associazione anche nel gioco, che è una forma importante per tutti noi cristiani. Bene, io con la vostra presidentessa, la Paola Cesaretti, ha detto che il vostro è uno stile di vita. Noi vogliamo oggi già annunciare una cosa nuova: questo gruppo di giovani probabilmente condurrà presto nell'Ordine 39 o in altre emittenti locali, non lo so. Ecco, vorrà far sapere pubblicamente cosa si sta facendo a Cicconia. Si sta organizzando una rubrica, vogliono mettere in luce un aspetto. La gente è stufa di sentire solo che al mondo si fanno cose cattive, si accende la TV e si ascolta che si è ucciso il padre, si è uccisa la madre, si è messo il figlio appena nato nel cassonetto e così via. Ci sono anche degli aspetti positivi, gli aspetti buoni, che forse non facendo scuppe nessuno ne parla. E forse ecco sono questi gli aspetti che parlandone invece potrebbero sensibilizzare un pochino gli uomini, a cambiare un pochino gli spiriti degli uomini. Quando partirà questa rubrica? Avete un'idea? Questo ancora lo dobbiamo vedere, perché dobbiamo vedere in quale forma, in quale modo e anche le persone che possono impegnarsi in questo settore. Però ecco, l'importante adesso è chiarire bene il messaggio, andare un pochino contro tutti i messaggi negativi che ci arrivano tutti i giorni, no? Proporre qualcosa che si differenzi da queste immagini negative, da questi modelli di vita sempre distruttivi in qualche modo, che soprattutto influenzano in modo negativo i nostri ragazzi, i nostri giovani. Quindi proporre qualcosa anche per far vedere che esiste anche qualcuno che si occupa di delle persone che stanno male, si occupa dei bambini, si occupa di tante cose in parrocchia, e quindi è importantissimo questo discorso a nostro avviso. Bene Chiara, un in bocca al lupo per questa nuova attività, un buon divertimento per questa serata. Oh, qui vediamo un tavolo imbandito dove i partecipanti questa sera possono approfittare, mangiare qualche squisitezza offerta da chi? Ci avviciniamo a chi sta dietro al banco. Buonasera maresciallo, chi ha offerto queste cose? Tutti quanti, ognuno ha portato qualche cosa. I partecipanti di questo momento si sono sentiti in dovere di venire, ma anche offrire agli altri qualcosa di proprio. Senz'altro, così. Bene, che funzione ha lei? Solo di distribuire? Sto dando un aiuto. Benissimo. Qui vediamo altri giovani occupatissimi a stricare una specie di filo di microfono. Però al di là di questo è un pretesto per avvicinarsi a loro, perché Andrea è stato, se non erro, l'ex presidente dell'Azione, il primo presidente dell'Azione Cattolica a Cicconia. Esatto. Hai ceduto le armi quest'anno, è a Paola. Sì. Ho ceduto le armi perché la carica di presidente vale per un triennio, quindi è scaduta a gennaio dello scorso anno e è passata in mano a una ragazza finalmente nella nostra parrocchia. E è il secondo, diciamo, periodo per la nostra parrocchia di Azione Cattolica, con una certa esperienza alle spalle, quindi è anche il momento di trovare delle proposte che oltre ai bambini e ai ragazzi coinvolgano anche persone più mature, diciamo, più grandi. È proprio con questo intento che abbiamo iniziato anche un gruppo di ragazzi giovani adulti, intorno ai 25 anni,
che si incontra ogni venerdì sera, anzi ne approfitto per lanciare l'invito, in questo salone alle 9. Quindi è un'occasione per riscoprire e far maturare anche per noi il nostro essere giovani, il nostro stare insieme così, nella semplicità e anche facendo festa. Tre anni quindi presidente di un'azione cattolica, di un movimento nuovo qui a Cicconia, non nuovo nel mondo, perché quasi Don Augusto questa mattina ha ricordato che è partito quasi in ritardo a Cicconia, però tre anni fa con te è partito questo movimento. Quali sono stati i momenti che ti ricordi con più felicità, che ti hanno dato più gioia, più gratificazione? Beh, sicuramente il momento proprio iniziale, come l'ingresso nell'azione cattolica. Poi i momenti che ricordo con veramente con grande così anche emozione quando li ripenso sono i campi estivi e i momenti di preghiera fatti, diciamo, nell'azione cattolica, in particolare nel periodo delle festività natalizie. Anche quest'anno dal 27 al 30 c'è poi un cartellone con gli appuntamenti, è specificato, ci sono gli esercizi spirituali per i giovani dell'azione cattolica. È un'occasione veramente forte per misurarsi anche, diciamo, con noi stessi e con la nostra capacità di stare in silenzio e riflettere sulle nostre scelte, sui valori in cui crediamo e portiamo avanti. Bene Andrea, te con una certa esperienza, l'ultima domanda però te la voglio fare. Tanti giovani che forse non è che non sanno che c'è l'azione cattolica, ma forse ritengono che non serve a loro. Ecco, forse dei giovani che proprio per non aver capito certi valori oggi si trovano immischiati, in beghe, non gradevoli, o che almeno si mettono in strade non piacevoli. Che consiglio, che appello vuoi lanciare a questi giovani? Ma innanzitutto volevo dire che la nostra è una delle tante proposte che ci sono, ovviamente non c'è solo l'azione cattolica, fortunatamente che è così. Per i giovani io penso che la cosa più importante e che possiamo veramente consigliare è quello di non aver fretta, cioè di non scegliere in maniera veloce e la prima strada che ci viene proposta, perché spesso l'indole proprio dei giovani è quella istintiva, cioè di buttarsi nella prima strada che magari così ai nostri occhi porta successo, porta ad essere grandi anche troppo presto. Quindi il consiglio è quello di fare le cose pensandole e facendole anche proprie, le scelte che fanno, cioè le devono sentire. Dopodiché, ecco, appoggiarsi anche chi intorno a loro ha più esperienza, familiari, gli amici, qualsiasi persona che già prima di loro è stata giovane, sicuramente non dico che può insegnare, ma un consiglio o veramente un aiuto quando serve, dobbiamo saperlo chiedere ed anche accettarlo. Secondo me i giovani del nostro tempo dovrebbero riscoprire un po' anche il senso dell'umiltà nel fare le cose, sarebbe veramente una grande cosa. Noi speriamo che col nostro esempio qualcosa possiamo fare anche in questo senso. La nostra è una proposta, per chi vuole siamo qua, insomma, e ci sposteremo anche probabilmente nelle piazze di Orvieto nei prossimi giorni. Bene, bene Andrea, ti ringrazio, un buon divertimento, vedo che c'è molta allegria, molta ilarità, in giochi sani, in giochi semplici ma veramente divertenti. Ciao e a risentirci. Oh, qui vediamo delle signore. Signore anche qui addette alla distribuzione. Ah, c'è un caminetto acceso, pian piano il nostro operatore potrà avvicinarsi a rivedere anche questo bel caminetto, che vogliamo dirlo, ecco, questo salone ha tutti i requisiti per veramente invitare i giovani, anche i meno giovani, a delle serate piacevoli. È un caminetto, quindi anche la possibilità di fare delle pizze, delle cene, stare insieme. Quello che conta, insieme in allegria e in armonia. Abbiamo la signora Palmira, noi la signora Palmira l'abbiamo vista insieme ai giovani dell'Azione Cattolica, insieme ad altri movimenti di giovani che sono partiti spinti da esempi, diciamo, di chiesa. Buonasera, allora cosa ci vuole raccontare? Che cosa sono questi momenti di allegria di tanti giovani? Sono momenti di allegria perché questo è un nuovo locale che adesso ci abitano le suore, e questo salone è adibito a queste cose, ai ritrovi dei giovani, per fare delle feste, per fare degli incontri, per tutte queste cose qui. E oggi è la prima giornata che si inaugura questo salone. I ragazzi hanno portato ognuno il suo pensierino, i dolci, ci saranno dei giochi, c'è stata la benedizione del locale, poi qui abbiamo un bel caminetto acceso perché dopo faremo la bruschetta.
Bene, quindi si mangia pure oggi. Grazie, signor Palmiro, un buon divertimento e un buon intrattenimento. Arrivederci. Oh, intanto vedete che è iniziato un gioco a partecipare i più piccolini di questo momento. Intanto noi avviciniamo il microfono alla speaker di questo che conduce il gioco per capire un pochino anche noi cosa sta succedendo. Allora, si devono legare. I ragazzi devono far passare il cucchiaino all'interno di tutti i vestiti, camicia, pantaloni, farlo uscire dall'estremità dei pantaloni e passarlo al compagno. Alla fine vince chi nel più breve tempo riesce a far passare il filo attraverso i vestiti di tutti quanti. Quindi l'ultima che farà passare il cucchiaino, diciamo, da sotto la camicia, vince. È divertente perché il filo non è estremamente lungo, quindi a un certo momento dovranno attaccarsi l'uno all'altro per fare in modo che basti il filo per coprire tutti. E si dovranno avvicinare e stringersi. Sì, esatto. Bene, vedo che è un gioco, diciamo quasi, è unico, io non l'avevo visto mai questo, è divertente e in fin di conti fa, ecco, sorgere tante risa tutti intorno, tanta attenzione. E la stessa partecipazione intensa di quelli che invece stanno facendo il gioco, dei concorrenti. È divertente vedere anche le espressioni di loro che non si accorgono che li stiamo guardando e assumono espressioni buffissime. Ecco, speriamo che l'occhio della telecamera riesca invece a carpire quello che noi non stiamo vedendo da qui, cioè qualche particolare. Aiutate i compagni di squadra, fate veloci! Attenzione a non alzare le gonne, Non alzate le gonne! No! Vedo che il filo comincia ad intricarsi. Oh, beh, adesso noi ci avviciniamo, vediamo se la squadra di destra o di sinistra che sta in vantaggio. Ecco, è in leggero vantaggio la fila di sinistra. Siamo quasi arrivati alla fine. Vedo, lui è l'ultimo concorrente. È l'ultimo concorrente, se non erro. E mentre di qua ancora ce ne sono due da infilare. Filo, forza! Non far perdere il tempo guadagnato dalla tua squadra. Forza, vediamo il ragazzino a sinistra che ce la sta mettendo tutta. Il cucchiaino è arrivato all'altezza. Ecco, la squadra di sinistra ha vinto questo prima manche. Ah no, c'è ancora un altro, l'ex presidente Andrea. Ah, e noi credevamo che avesse vinto la squadra di sinistra, invece a nostra sorpresa ci ha vinto la squadra della destra. L'ex presidente Andrea ha fatto ritardare e allora ha vinto la squadra di destra, Bambini, allora siete contenti? Sì. È stato divertente il gioco? Sì. Era facile? Non tanto. Dov'era la difficoltà maggiore? Farlo passare tra vestiti, cucchiaio. Ma passare dove? Anche nelle mutandine? No, solo nel vestito. Bene, vi state divertendo? Sì, non si leva più. Voi siete iscritti all'Azione Cattolica? Se l'avete la tessera? Oh, allora avete fatto un pensierino di aderire anche voi all'Azione Cattolica di Scicconia? Ma... Sì. E te che dici? Tu vorrai aderire per il futuro? Non lo so. Come non lo sai? Deve ancora scoprirla l'Azione Cattolica. Sai che cos'è l'Azione Cattolica? Allora dirò a quelli più grandi di informarti. Ciao, buon divertimento. Allora, ragazzi, venite da questa parte. Don Luca ha iniziato questa giornata così bella, divertente, meravigliosa, con la sua benedizione. Ha benedetto il salone ma anche tutta la casa. Era, diciamo, l'ufficialità della residenza delle suore. Don Luca, allora,
un salone nuovo. Ti aiuterà a te come prete di Cicconia in qualche modo a livello pratico questo salone? Certamente. Ora c'è il salone, ci devono essere anche i ragazzi. Speriamo che l'azione cattolica serva per portare i ragazzi qui in chiesa, qui nel salone, per trovare dei modi per aiutare soprattutto questi ragazzi, per levarli avanti i problemi, di cui uno che mi sta a cuore a me, quello è la droga. Speriamo che anche questo sia un modo per risolvere tanti problemi. Certo, però il ragazzo distante da questo movimento probabilmente non sa, non osserva le azioni buone che fanno questi, i momenti così ricreativi e così spassosi, non li conosce, quindi non ci si avvicina. Qual è il tuo consiglio verso questi giovani invece che l'hanno capito per prima, per aiutare quelli che non l'hanno capito ancora? Il mio consiglio che io do sempre è quello di uscire, di andare nei bar, nelle piazze, e di invitare e di dare testimonianza, di andare nei bar, di annunciare il Vangelo nei bar, di fare cose nuove. La Chiesa deve trovare dei nuovi metodi, dei modi nuovi per annunciare il Vangelo. Bene, quindi la presenza in mezzo agli altri, l'esempio sano, portare un esempio sano altrove, la gente lo vede, lo osserva, chi lo sa. Volevo dire solo una cosa, come si va nelle piazze, nelle scuole a dare i preservativi, si deve andare anche nelle piazze e scuole a annunciare il Vangelo, che è quello che dà la vita alle persone. Bene Don Luca, questo veramente mi sembra veramente una cosa giusta, si deve far sapere anche questi altri aspetti. Bene, ti stai divertendo? Sì. Ecco, noi vediamo qui dei ragazzi questa sera aiutati da altri con piccoli handicap. Buonasera, ciao, te come ti chiami? Andrea. Ti abbiamo visto cantare prima. Sì. Conoscevi questo gruppo di Cicconia? No. Non lo conoscevi questo gruppo di giovani di Azione Cattolica? Conoscevo qualcuno, ma non tutti. Ecco, come mai oggi ti trovi qui? Chi te l'ha fatto sapere? Sono venuto, come so, ho condiviso con alcuni la loro esperienza di Lourdes. E allora ho cominciato a venire a Orvieto e ho conosciuto qualcuno di loro oggi. Ma tu di dove sei? Di Terni. Di Terni. Quindi oggi c'hai chi ti ha accompagnato. Certo. E adesso qui, conoscendo questi nuovi giovani, così l'espressione di loro, cosa ti sembra? Sono dei giovani bravi? Si respira una bella atmosfera. Ecco, sono contento. Ti stai divertendo? Senz'altro. Bene, allora una buona serata e a risentirci. Grazie. Ciao, un'altra occasione. Ciao. Buonasera signora, lei è qui? È qui perché? Perché sono venuta qui alla festa. Per festeggiare che? L'Azione Cattolica o l'abitazione nuova delle suore? Tutto insieme. Lei ha qualche ragazzo iscritto all'Azione Cattolica? Sì, la figlia. Ecco, cosa ne pensa di questo movimento? La sua figlia da che frequenza questo gruppo? Si è arricchita oppure è lasciato com'era? Certo che si è arricchita. Si è molto arricchita. Un esempio, in che cosa per esempio? Perché crede in Dio, perché c'ha la fede, perché è brava, perché... Perché è brava, forse questo è il punto maggiore. Te sei un giovane di Cicconia, fai parte del gruppo d'Azione Cattolica? Sì. Da quanti anni? Dunque sono 3 anni quasi. Qualche cosa che secondo te l'Azione Cattolica ti è venuto incontro, ti ha dato una mano? Indubbiamente c'è stata... C'è un miglioramento nel senso del rapporto con gli altri, nel rapporto soprattutto con le persone anziane che vivono nel contesto di Cicconia. Indubbiamente mi ha aiutato a conoscere maggiori casi di anzianità, di handicap, eccetera. Di solito il giovane di oggi si sente spesso dire mi annoio, non so che fare. L'Azione Cattolica, un gruppo così, riempie questi vuoti in cui il giovane normale a volte dice non so che fare. Sì, indubbiamente. Riesce a colmare parecchi vuoti che ci sono in tutte le realtà di ogni giovane, insomma. Bene, allora un buon proseguimento, un buon lavoro, ciao. Sentiamo qui una giovane ragazza. No, perché no? No, una cosa, ecco, io ho sentito un tuo amico, ha detto io mi trovo bene nell'Azione Cattolica, non mi annoio. Quando non so che fare mi ritrovo con il gruppo, questo è quanto voleva dirmi. Per te?
per te è così? Sì, anche per me è più o meno la stessa cosa, cioè il gruppo appunto della C è per me un punto di ritrovo, appunto, un punto di ritrovo. Quanti anni è che sei nel gruppo? Ma non lo so, saranno 3 o 4, insomma, da quando ho fatto la... La cosa più bella che ti è capitata in questo periodo? C'è un avvenimento, non so, di amicizia, di aiuto, un aiuto che hai ricevuto tu? Ma non lo so, penso che più che ricevere sia meglio dare, cioè appunto è un'occasione questo gruppo proprio per dare agli altri parte di noi stessi, ecco. In particolare non ho ricevuto niente, però penso che sia stupendo anche oggi trovarci tutti insieme e condividere questo momento tutti insieme, giocando, parlando, cantando. Bene, una buona serata pure a te, buon divertimento. Oh, in tanti giochi stanno seguitando, chi vedete quanto divertimento in questo pomeriggio. E veramente i ragazzi sono stati attivi, hanno improvvisato questi momenti così divertenti. Però noi per chiudere il servizio vogliamo parlare con Sor Albana. Con Sor Albana è arrivata oggi, quindi anche i nostri auguri per un suo volato qui a Cicconia, veramente ecco, che gli dia dei frutti, gli dia soddisfazione. E Sor Albana, allora lei viene da dove? Da Sottomarina e Chioggia. Ecco, viene da lì perché? Perché abbiamo chiuso la casa. Avete chiuso la casa, un problema quindi, noi vogliamo metterli in luce queste cose, ecco. Vogliamo dirlo, in Chioggia la casa delle suore serve di Maria Riparatrice, il numero di quelli che potevano mantenerla era sempre più esiguo. E allora la casa madre credo ha detto andate dove forse c'è più bisogno, dove già c'è un apporto, qui già c'erano altre suore o non è così? No, abbiamo venduto perché la casa era grande, la scuola materna non funzionava più, cioè costava molto e avevamo bisogno anche per ristrutturare una casa di suore ammalate. Ah, ecco, non è che eravate rimasti in pochi, la scuola materna non funzionava, non c'erano gli iscritti? No, l'abbiamo chiusa noi, è la congregazione che ha chiuso perché non aveva più suore giovani. Ho capito. Cosa ha lasciato in quelle zone? Abbiamo lasciato le persone molto amareggiate perché cioè, adesso le suore non ce l'hanno più ed erano molto amareggiate, tanto. Lo so, comunque io le auguro che questa amarezza, ecco, qui pian piano si smaltisca, si diventi sempre meno pesante. Cicconia in fin di conto è un paese nuovo, una città nuova, però vede quante giovani, quanto entusiasmo, c'è solo da lavorare, da immettersi, da entrarci dentro. Sor Albana, io le auguro una buona serata, le auguro che questo suo arrivo qui a Cicconia e con la sua missione veramente le dia quella gratificazione che lei si aspetta. Grazie, una buona sera. E noi credo che con questi momenti così di felicità, di gioia, chiudiamo il servizio. Vedete come un'azione cattolica, anche se ai suoi arbori, sa rendere le cose più semplici, le cose più elementari e divertenti. Questo vuole anche essere un invito a tanti altri giovani che forse in questo momento si annoiano nei locali, nei soliti locali, nelle solite piazze, nei soliti luoghi dove forse c'è meno entusiasmo, c'è meno gioia di vivere, c'è meno interesse per stare insieme agli altri con qualcosa di sereno, con qualcosa anche sì di semplice ma di costruttivo. A tutti un arrivederci e un complimento a questi giovani, ecco, che si dimostrano così maturi e così sani.